Signore e signori, bambine e bambini, eccoci qua. Questo è il torneo del circo di Latina. Benvenuti, benvenuti. Siamo collegati qui dal The Mountain Stadium. Stanno facendo gli ultimi preparativi per la gran finale del torneo, ragazzi. Allora, ragazzi, la telecamera è un po' così, eh. Oggi ho voluto tenere le telecamere, quelle toghe, diciamo, per la partita. Abbiamo la campo largo, quella di FIFA. Poi abbiamo questa qua per le riprese un po' più ravvicinate. E insomma, si stanno preparando, sono tutti in campo. Si stanno scaldando. E là c'è il pubblico in tribuna che è venuto a vedere la partita dal vivo. Intanto la squadra del Real Martini si sta scaldando qua. Abbiamo Warren. Warren, reduce dalla stagione svedese, si allenava tutti i giorni. Una dieta ferrea a base di chop chop e Max Burger. Promette di dare tanto questa partita. Abbiamo in porta il capitano Alex. Attenzione, un'altra azione per gli Zorzan che cercano il gol. Vediamo se lo trovano. Tiro, parata! Ma la palla rimane lì e viene spinta da un altro giocatore che era pronto davanti la porta. Attenzione, Zorzan sempre in attacco. Vediamo se prova il tiro. Un missile che buca la porta! Un altro gol! Ripartono dal fondo, dalla difesa. Vediamo se riescono a costruire un'azione. La passa sulla fascia destra. Attenzione, inserimento al centro, tiro, palo, ma la palla entra lo stesso. E passa Zorzan Sporting. Siamo dentro il torneo. Questa qualifica era importante. Non era scontata, attenzione. Però l'importante è che siamo dentro. Adesso si gioca per davvero. Eccolo, gol. Già 4 questo di Kennedy. Gol di Romina. Come la tenuta, ragazzi. Destro, fuori. Tiro. Oh. Alta sopra. Tenta la rovesciata. Oh, gol! Bello! Bellissimo il tiro! Ha segnato Real Martini di là, 2-1. La ribaltata. Per il Romina. Che la para! Incredibile il Real! Vince! Vince! Real Martini contro Romina United. Incredibile colpo di scena, ragazzi. Attenzione, Adam. Adam in attacco. Adam. C'è di Zorzan. Parte. Palla al centro. Gol di testa. Bellissimo gol di testa di Daniel De Rocchi. Ed esulta. Attenzione, attenzione. Ah, brutto fallo. Rigore. L'arbitro indica il dischetto del calcio di rigore. Ed è gol! Ed è gol! Attenzione. Rimessa. Al centro. Va il tiro. Sopra la traversa. Attenzione. Palla molto molto interessante. E va lui, Adam il bomber. Un altro gol per i Zorzan.
il bomber. Cobra non molla. Un gol, c'è un gol sempre degli Zorzan, ragazzi. È tutto registrato, quindi poi faremo un bel montaggio. Attenzione, un altro fallo, nulla di serio, piccoli scontri in campo che ci stanno, fa parte del gioco. Vince i Zorza per 4-0, grande partita, grande giocata. Vedo il capitano che chiarisce con Alex, i due Alex si parlano, discutono sul fallo, però un grandissimo segno di pace, uno scambio di pace. E questo è quello che ci piace vedere, ragazzi, questo è lo spirito che vogliamo vedere. Grandi ragazzi. Bellissima parata di Carlo Martini. Attenzione, cerca Zorzan in attacco di nuovo. Attenzione, tiro. Attenzione, metti al centro. Allora, la stoppa di petto. Viene buttato giù. Ricordiamo che Zorzan non ha giocato oltre le partite del torneo anche finisce il primo tempo per i Zorzan. Bentornati con la seconda parte di Zorzan contro Critico. Ora sta iniziando il suo tempo e vedrete che segnerà il numero 10, quindi ne abbiamo uno e due. Bellissimo, bellissimo l'amicizia che c'è oltre alla competizione sul campo, c'è l'amicizia di ragazzi, di cugini, di insomma gente del circo che si vuole bene. Quello è il motivo principale di questi eventi, di questi tornei, è il ritrovo, giocare insieme tra amici, tra cugini. E riprende la seconda parte. Atletico che attacca ancora. Attenzione, il numero 10. E finisce la difesa avversaria, ma attenzione, la recuperano. La tiene, attenzione, murato dalla difesa e riparte in contropiede Daniel, ed è finita così 0-0 questa partita, ragazzi. Si deciderà ai rigori. Bravo! Sì! Nuovo!
vince ai rigori l'Atletico Circensi e così passa in finale. I Zorzan si sono fatti onore, hanno fatto delle partite molto belle. Purtroppo la fortuna dei rigori non c'è stata d'aiuto, non c'ha la dea bendata della fortuna non ci ha supportato questa volta, però ci siamo fatti onore. Questa è la partita della finale, Real Martini e Atletico Circensi. Comincia la partita Real Martini contro Atletico. Il giocoliere in attacco, palleggia col pallone, tre palle in aria, una terra crea un'illusione. L'acrobata in difesa fa capriole, salta in cielo, ma ogni tanto cade giù, colpa di quel piede di vetro. La foca gioca a centrocampo, fa i passaggi col naso, mentre il mago si lamenta, ragazzi avete visto un caso? Il clown cade ridendo, ma si rialza senza fretta, nel circo non c'è mai paura, si gioca anche di freccetta. Oh, il torneo del circo, non ci sono gatti qui, tra risate qualche scivolone, tutti vogliono vincere, sì, con qualche chilo in più o con piedi un po' storti, dopo i pugni mangiamo la pizza e brindiamo i più forti. Esultano, Atletico Circensi, questo mi fa pensare che i vincitori siano loro, se il risultato è rimasto tale, 1-0, vince l'Atletico Circensi, il torneo del circo. Eccolo lì, immortalati, bellissima la foto. Si può dire che siamo usciti con i vincitori, quindi possiamo essere orgogliosi di questo. Vediamo Real Martini che ha dato il meglio di sé, voglio fare i miei complimenti. E Atletico Circensi, ragazzi, che si porta a casa la coppa. Eccoli qua, i giocatori, i vincitori del torneo. E così si conclude questa diretta. È stato bello essere presenti, è stato bello commentare insieme a voi questa grande partita, questo grande torneo. Quindi grazie a tutti per il vostro supporto, come sempre da Twitch. Mi raccomando, seguite il canale, ci saranno altri contenuti del mondo del circo sul mio canale, quindi rimanete aggiornati sul canale, sul profilo Instagram Michael Zorzan. Grazie a tutti e ci becchiamo alla prossima diretta dal vostro Michael e il Diavolo. Ciao ragazzi. Grandi raga, vai. Ciao ragazzi, ciao cari follower di Michael Zorzan. Appena finito il torneo di Latina, l'Atletico Circensi per 2-0 contro il Real Martini, dove gioco io. Che dire, bellissima partita, grandi amici, come una partita dovrebbe essere, corretta, tra amici, quindi si vuole bene e simpatica. Sempre questo spirito. Ciao a tutti. Grande Evan, grazie per il tuo commento. Grande Michael.